molto vicine. Video tutorial sul trucco da cappellaio matto. Trucco ispirato ovviamente a Johnny Depp, ovviamente a Alice in Wonderland che è nei cinema adesso. Io sono andata a vederlo ieri sera e tra tutti i trucchi, assolutamente mi è piaciuto da morire quello del cappellaio matto. Era molto bello anche quello della principessa, era molto molto bello quello della regina bianca, però scusate, della regina di cuori. Della regina cattiva e della regina bianca, però diciamo che quelli sono già stati riprodotti in varie chiavi e anche quello del cappellaio ho visto, però comunque diciamo che io volevo fare una cosina abbastanza fedele, però un pochino a mio modo, quindi vedete i capelli sono comunque i miei, li ho cotonati da pazza. Comunque vi faccio vedere anche alla fine del tutorial come ho fatto a farli. Il trucco, queste qui sono delle piume che ho applicato, erano in realtà un fermaglio per i capelli che ho distrutto. E questo qui l'avevo già in casa e il cappello in realtà l'ho fatto io, come vedete, è una mia creazione con la carta anche. E mi dispiace solo che Carnevale sia già passato, perché comunque sarebbe stato una bellissima idea. E comunque non è detto che non possa essere utilizzato l'anno prossimo. Sembro comunque una via di mezzo tra un clown e un Joker. Però comunque il trucco è così, cioè è proprio come quello del film. Vi metterò delle foto, ho cercato di essere il più fedele possibile. Io il film l'ho visto ieri sera e mi è piaciuto abbastanza. Sono rimasta un pochino delusa per quanto riguarda i colori, però del resto era un film di Tim Burton e non possiamo pretendere che i colori siano molto molto accesi. Bella l'idea comunque di Alice che torna e tutto il resto. E bravissimi ovviamente gli attori. Quindi niente, questo è tutto, vi lascio il tutorial. Un bacione, ciao! Non spaventatevi, sono struccata. Allora, inizierò. Ho steso intanto una crema idratante. Utilizzerò questo qui, che è il fondotinta più chiaro che io ho, che possiedo, sulla mano. Pennello 2 fibre. E vado a stenderne una quantità abbastanza elevata. Perché comunque dovrò cercare di coprire quasi completamente il mio colorito. Sarà comunque un incarnato leggermente diverso dall'incarnato che solitamente faccio, soprattutto la fronte, vabbè che poi avrò il cappello. Finito di stendere con il pennello, io vado ad utilizzare un tamponcino come questo qui per uniformare il tutto. Vado a prendere il mio correttore e vado a coprire un pochino le occhiaie e ovviamente le imperfezioni. Io andrò a mixare due colorazioni che sono questa cipria di Pupa, la Luminous, e i colori più chiari della mia palette da 28 colori nude. Farò il tutto con un pennello come questo, quindi per rendere comunque tutto molto omogeneo. Ok, reso tutto abbastanza uniforme e molto molto pallido, vado prima di iniziare a truccare gli occhi ad applicare, nel mio caso per comodità, un pochino di questo qui di Smashbox, che mi attiverà e si trasformerà in una colorazione leggermente più scura, perché poi andremo ad utilizzare un colore che deve dare da contrasto, come nel trucco appunto, rispetto al resto del viso. Ora vi zoomo e andiamo a truccare gli occhi. Ora, per quanto riguarda gli occhi, il trucco è abbastanza semplice. Andrò ad applicare una base, diciamo abbastanza neutra, comunque non brillantinosa, perché comunque il trucco sarà molto molto pigmentato, molto colorato, ma non scimmeroso. I colori che vado ad utilizzare sono un mix di questi due azzurri, quindi un azzurro anche un pochino tendente all'acqua, e un colore simile a questo
prugna qui. E questo colore qui, che è un colore di Elena Rubinstein, che è il 50 Night Tulip. Ok. Eccolo qua. Ecco il numero e il colore. Allora, per prima cosa vado ad applicare l'azzurro. Quindi abbiamo detto un mix tra questo colore e questo colore su tutto l'occhio in un modo abbastanza casuale, nel senso che comunque dovremo riempire praticamente quasi tutta la palpebra, facendo una specie di punta centralmente, quindi in questo modo qua. Addirittura ho notato in alcune scene, in alcune foto, il trucco è diverso da un occhio all'altro. Penso che la cosa sia voluta, però diciamo che nella maggior parte delle foto che ho visualizzato, e comunque avendo visto il video, diciamo che va bene, gli altri trucchi sono stati già riprodotti, però questo qui era quello che in realtà mi aveva più colpita, quindi se avessi potuto scegliere avrei comunque fatto questo. Certo, potevo riprodurre anche gli altri, però diciamo che l'avevano già rifatti le altre, quindi mi dispiaceva insomma rifare un'altra volta un trucco che era già stato fatto. Vado a prendere un pennello per sfumare e inizio a sfumare leggermente il colore. Sfumare il colore, fatelo comunque uscire, cioè riempite comunque l'occhio. Quindi anche sfumatelo bene qui, qui sopra e esternamente qua, però soprattutto qui. Andremo a prendere questo colore con un pennello a penna che può sembrare piccolino, in realtà dobbiamo essere abbastanza precisi. Andiamo a dare il colore seguendo le nostre occhiaie praticamente, scendendo leggermente un pochino facendo la punta. Ok, quindi esasperate pure la punta in giù. E con il pennello da sfumatura sfumate ad occhio chiuso andando vicino all'attaccatura delle ciglia inferiori. Vado a prendere un pochino di questo rosso qua con un pennello abbastanza grande e andrò a passare leggermente sopra al violetto che ho appena dato, di unire negli angoli i due colori. Quindi fate salire anche un pochino il rosso. Fatto questo, andate a riempire la parte superiore dell'occhio con il viola che avete utilizzato sotto. Quindi cercando dal punto dell'angolo esterno di salire in modo abbastanza netto. Con il pennello da sfumatura sporcato di rosso, andate a sfumare il vostro colore. E fatelo leggermente rientrare. Andate a prendere una matita bianca. Nel mio caso utilizzerò la 01 di Pupa. Con la punta passate sulle vostre ciglia inferiori e andate a riempire l'interno del vostro occhio e sporcate le vostre ciglia, proprio quindi passando sopra, pulite ogni tanto perché diventerà rossiccia. Quindi cercando di colorare non solo l'interno dell'occhio, ma anche le vostre ciglia, le ciglia stesse. Con un gel, nel mio caso utilizzerò questo qua che è un mascara gel di Kiko, andate a passare le vostre ciglia inferiori. Allora,
Dovete fare una cosa abbastanza veloce, quindi andate a passare il gel sulle vostre ciglia inferiori. Con un pennellino prelevate del colore bianco e passatelo sopra in modo da colorare le ciglia su quali si è depositato il gel. Ripassate il gel sulle vostre ciglia e ripassate il pennellino con sopra il bianco, vedete? Si depositerà un po' di bianco e un po' di gel, in modo che le ciglia diventeranno colorate e diventeranno bianche come quelle del cappellaio Johnny Depp. Stessa cosa faremo con le ciglia superiori, quindi andate a stendere il vostro gel trasparente, passatelo questa volta direttamente con il pennellino nell'ombretto gli occhi, diciamo che sono quasi finiti. Adesso andremo a prendere, nel mio caso utilizzerò queste due ciglia qui, quindi colla per ciglia finte. Sulle labbra andrò ad applicare questo rosso, che è un rosso, di pupa, e andrò a scurirlo con un pochino di ombretto, perché nel mio caso non avevo un rossetto che potesse andare precisamente. Andrò a prendere un pochino di questo ombretto qua che ho utilizzato sugli occhi e lo picchietterò. Andrò a tracciare qui una specie di triangolo. Infatti lui, se voi guardate, ha proprio una forma triangolare qui che serve a dare proprio l'espressività del personaggio. Traccerò prima con un colore scuro le due righe, ora vedete così, ma non vi preoccupate. Ora i capelli. Allora, i capelli non c'è molto da fare, sono praticamente tutti da cotonare a caso, quindi dovete prendere le radici e andare a cotonarli completamente. Ok, nel frattempo io mi sono vestita, vediamo se riesco a zoomare più lontano, no? Allora, come vedete, i capelli sono un pochino scesi ed alla fine è quello che vogliamo. Distanziate questi qui e apriteli un pochino dietro e andate ad applicare il vostro cappello. Ok, sono impazzita. Ok, il cappello l'ho fatto io. Questo è il trucco finito. Penso che ora andrò giù a farmi vedere, a spaventare Dora, che in realtà sta dormendo ma non se n'è ancora accorta, e soprattutto andrò a spaventare i miei. Ok, questo qui è il trucco finito. Peccato che Natale è già passato, che Carnevale è già passato, perché sarebbe stata un'ottima idea per Carnevale, però si può sempre usare l'anno prossimo. Questo qui, se l'avevo in casa, sotto ho messo una camicia, vedete, quadrettata. Questo qui, fatalità, è con i teschi come quello che ha lui. Il cappello, vi ripeto, l'ho fatto io, era un cappello da cowboy che ho tagliato, ho messo un foulard, vedete, e la famosa carta che ha lui, l'ho ricopiata proprio precisamente. Poi ho messo una matita e uno di quelli da cocktail, eccolo qui, e questa è una carta da regalo in realtà che ho messo lì. Ok,
Quindi questo è il trucco finito. È abbastanza particolare, insomma, abbastanza esasperato come trucco, assolutamente credo non portabile. Quindi niente, spero che la mia interpretazione vi sia piaciuta. Un bacione. Ciao! Ah, dimenticavo! Che differenza c'è tra un corvo e una scrivania? Boh. Buon viaggio, a vederci!